Eccoci qua, ben trovati. Siamo al quinto appuntamento insieme a Davide Bassi, qui da Esatto. Santa Luce all'Aquila Nera. Abbiamo Esatto. parlato tanto, Davide, Sì, abbiamo dei parlato di tanti vari cavalli, argomenti. tanti vari argomenti, naturalmente basilari. Io ricordo subito però i tuoi siti internet, dai, ricordiamoli Allora, il nostro subito. sito è www.aquilanerahorses.it. All'interno del nostro sito potete trovare tutto ciò che vi parliamo dei cavalli, dei nostri corsi, delle Sì. attività che noi facciamo. Adesso oggi noi parleremo di una cosa molto particolare, cioè di Ma come, importante, insomma. importantissima, cioè la differenza di come noi esseri umani dall'inizio della storia tra rapporto uomo e cavallo ci siamo relazionati col cavallo e come l'abbiamo montato. Noi l'abbiamo sempre montato attraverso il morso, le redini, poi abbiamo utilizzato la sella, gli speroni, il frustino, tutte queste cose qua. C'è stato un momento solo in cui Tanto si cammina il un po', noi. cavallo ha avuto una relazione positiva con l'uomo. È stato Quando? quando i nativi d'America delle grandi pianure, i Sioux, hanno incontrato il Insomma, cavallo. ci volevano gli Ci indiani, dai. volevano gli indiani. C'è stata una piccola parentesi di 3 secoli in cui il cavallo e l'uomo hanno vissuto veramente in una totale armonia. E gli indiani, nel nostro immaginario, nei nostri ricordi, guardando i vecchi film western, abbiamo sempre visti cavalcare i loro Mustang senza morso, Pelo, senza eh? redini e senza sella, a pelo, con la coperta di bisonte. E questo com'è stato possibile? È stato possibile perché gli indiani avevano decodificato il linguaggio del cavallo ed si interagivano con il cavallo come se loro stessi fossero dei cavalli. Perciò, mentre noi generalmente, quando abbiamo un animale, l'animale rimane animale pur cercando di capire il suo linguaggio, gli indiani si muovevano con il cavallo come se loro stessi fossero dei cavalli. Perciò il movimento corporeo che loro facevano era lo stesso movimento del cavallo. La cosa fondamentale era il respiro, un respiro diaframmatico, cioè inspiravano dal naso, trattenevano l'aria nella pancia ed espiravano con la bocca, come se fosse una meditazione nella respirazione dello yoga. Ecco, questo permetteva al cavallo di riconoscere un linguaggio similare. Naturalmente il cavallo non è stupido che pensa che tu sia un cavallo. In realtà è come se noi imparassimo una lingua, l'inglese. Abbiamo fatto un corso di inglese, andiamo in Inghilterra. Gli inglesi capiranno che noi non siamo inglesi, però ci Però capiscono ci e capisco. cercano di farsi capire. E Una questa cosa è molto la stessa importante, cosa insomma. che è avvenuto con i cavalli e gli indiani. E la cosa fondamentale qual è stata però? Che il cavallo l'hanno rispettato e l'hanno tenuto libero. Certo. Loro vivevano nel branco, il branco viveva attorno all'accampamento, perciò non c'erano recinti, non c'erano box, non c'erano paddock, c'era proprio una modalità completamente naturale. E i cavalli potevano essere cavalcati, anche se erano sdobi, attraverso questa relazione dove non si usava nessun mezzo di coercizione psicofisica, ma si utilizzava prettamente il linguaggio del cavallo e l'apertura di cuore. Bene. Infatti, per gli indiani il cavallo doveva essere pronto tra l'alba e il tramonto. Ed il mio maestro, proprio quando mi ha trasmesso tutte queste tecniche, questa modalità, questo approccio, mi ha detto che soltanto con il cuore io potevo relazionarmi con il cavallo. E la tecnica era la non tecnica. Ecco perché oggi la monte indiana l'abbiamo chiamata la monte indiana, la tecnica del cuore. Bene. Allora ti dico grazie davvero, è stato un bel tragitto quello insieme a te. Dobbiamo imparare davvero a rispettare gli animali e ad amarli. Grazie Grazie a voi, tante. a tutti voi. A Ciao. presto.